Noi abbiamo sempre sostenuto la stipula del patto per la sicurezza, perché crediamo che una città come Pisa, una città che ha delle peculiarità tutte sue, perché è una città di piccole dimensioni che però vive con l'università, l'aeroporto, l'ospedale, la stazione, Piazza del Duomo, quindi milioni di turisti, crediamo che c'è necessità anche di provvedimenti speciali, anche nel campo della sicurezza. Sicurezza che è qualcosa di diverso rispetto anche al taglio che ho sentito il dibattito odierno ha preso, cioè si è parlato molto di abusivismo, di parcheggiatori. Io credo che la sicurezza sia qualcosa di molto diverso da questo, che pure sono problemi reali, però la sicurezza vera è qualcosa di diverso, sono le rapine nelle abitazioni, sono i furti, cose di cui purtroppo ultimamente anche la nostra città è stata teatro. Io credo che su questo ognuno deve fare la sua parte per le proprie competenze. L'amministrazione comunale ha cercato di porre rimedi, ad esempio con la Polizia Municipale, sapendo che però il compito della Polizia Municipale è qualcosa di diverso rispetto a prevenire e a punire i reati. E su questo noi chiediamo con forza che siano rispettati i patti e gli impegni presi del ministro Maroni, quindi venga potenziato l'organico della polizia, ma soprattutto che questo governo smetta di riempirsi la bocca con la sicurezza quando poi in realtà non viene fatto nessun provvedimento vero e serio per andare incontro a quella che è la sicurezza dei cittadini. Ci sono i sindacati di polizia che costantemente, non più tardi di stamattina, protestano perché non hanno mezzi, hanno i problemi addirittura a fare la benzina, a riparare le autovetture. È questo il vero problema della sicurezza. Noi chiediamo che si intervenga su questo così come il ministro Maroni ha promesso. In questo senso noi sosteniamo che questo patto deve veramente avere la sua attuazione.